molto bene. Non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene. Gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Clochardini, ha un po' laggato. Sembrava tipo un effetto speciale. Un jumpscare. Ah, perché ora sta scaricando la cosa che. Ok, ora ce l'avremo qui. Mo chiudo tutto. E benvenuti al lag podcast. Al laggero podcast. Esatto. Okay, avete capito? Perché Cerbero laggero. Non c'è un cazzo di senso. Ello, bambini di merda che cliccate solo per Giastremo. Volete che Giastremo venga ucciso. Grazie mille a Traliard, cortesia. Traliard, Iliad 99. Allora. Le pubblicità ti manda tu col cellulare, come ieri. Adesso sto esportando il video, ma va bene. Allora, apro io qua. Allora, voglio fare subito una precisazione che ho già fatto ieri, ma la ribadisco. Ti piace il cazzo? Questa è la precisazione. Mi piace il cazzo. Gay! È gay, ragazzi! Perché essere gay è una cosa negativa, giusto? Sì. Simone, vuoi farci sboccare con la webcam del portatile? Ma questa non è il portatile, questa è una Logitech C922. Ma che sei a dire? Testa di cazzo! Allora, a parte che in chat dicono giustamente è morto Michael Jackson, giusto? Dunque. Com'è morto? No. Purtroppo sì, sì. Notizia all'ultima ora. Greve. Allora, sì. Precisazione. I bambini che da mesi continuano a scriverci: ma perché Giastremo è prima in tendenza? Ma parlate di Giastremo. Volete parlare di Giastremo al Cerbero? Sono peggio di Giastremo. A me, di Giastremo, non me ne frega un cazzo. Ah, perché a me sì, eh? Mi sembra, adesso arrivo al punto. Mi sembra un ragazzo ignorantello, palesemente ignorantello, che fa i suoi video, ci guadagna, quindi che me frega. Fa il suo, non sono contenuti per me e me ne fotto. Ma c'è un ma. Oggi ha toccato il mio campo. Eh sì. E non mi si può più nemmeno dire: ah, vabbè, questo non capisce un cazzo di questa cosa. No? Tipo il grande Lebowski, Lenny, Danny, non è il tuo campo, stai zitto. Mangia le mandorle che fanno bene, grassi buoni. È il mio campo. Io ancora non ho visto questo video, ma diverse persone me l'hanno mandato. Dicevo: Marra, guarda, allena la sua sorellina di 11 anni, ha scritto pure un fisioterapista di 11 anni se non erro. Sì. E quindi, come noi sempre cerchiamo di fare, parlo per me, quando critichiamo un personaggio o un format o qualcosa, non lo si fa per distruggerlo come da titolo sul personale, lasciando perdere che il titolo è clickbait, ma semmai distruggere le argomentazioni, alcuni atteggiamenti, alcune condotte. È un contenuto che esatto. È sbagliato. Quindi
vediamo se oggi il video di Giastremo sarà da demolire. Perché? Da demolire poi in maniera sempre costruttiva. Era tutto uno scherzo! Sempre in maniera costruttiva, almeno per quanto mi riguarda. Perché? Perché non voglio che, specie uno che ha il pubblico che ha, come lui, di ragazzini, vadano a toccare una sfera molto sensibile, quale quella della salute, del fitness, eccetera, che è al pari, non so, di un discorso medico. Cioè, tu, alla fine, hai a che fare con il tuo corpo e rischi grosso. Quindi non voglio che la gente che vede i video di Giastremo, magari ragazzetto, ah, c'è il fisico Giastremo, ma alleno come lui, alleno mia sorella da 10 anni come lui, facciano delle cose abominevoli, che io presumo abbia fatto, ma ancora non lo so. Diamo il beneficio del dubbio a Giastremo. Sì, ma vai a fare la valigia, Simone. Infatti, cioè, ancora non ho fatto la valigia. Io c'ho il treno alle 19. Occhiali anti-cringe. Ma io sto raccontando una cosa importantissima. Ma non me ne frega un cazzo dei tuoi cazzi. A loro interessa. Lui vogliono bene veramente a differenza tua. Cioè il treno... In realtà io sto facendo una trasmissione, poi dobbiamo parlare di cazzi tuoi. Cioè il treno alle 19.45. In modo fa sta trasmissione fino presumibilmente alle 5 qualcosa. Poi devo fare la valigia, mi devo lavare, mamma mia regà, devo smontare tutto. Devi lavare i piatti. Senti, non perdi il treno per quei 3 piatti che sono rimasti, per cortesia. Anche qua da 2 settimane che io sto di... Devo andare a Salerno. Comunque. Quando il canale più squalo di sempre, mi chiedevo come mai non avessi mai parlato, perché non è rilevante. Forse questa cosa là è invece rilevante. A me già Giastremo mi priva dei neuroni per parlare, cioè non ho nulla da dire su Giastremo ormai. È primo in tendenza, e sti cazzi, cioè è uno scandalo, vabbè sì, c'erebbe sta roba di qualità in tendenza, sì. Vabbè, questa è una cosa stupida. È una cosa romantica. No, è semplicemente stupida perché poi loro come noi siamo i primi che vanno a cercare determinati contenuti anche bassi. Certo. Punto. Perché l'umano è fatto così, l'umano cerca molto più facilmente un contenuto scemo, un contenuto semplice, piuttosto che un contenuto complesso. Poi, senza i Giastremo io non avrei video da fare, no? Infatti tu sei un parassita. Non sei più quello di una volta, sei diventato come quelli che criticavi, bla bla bla. Reaction Man, sei invitato al Cerbero Podcast, dopo a settembre però. Ti uccido! Social Boom, ti uccido! Reaction Man, ti uccido! Banno. Ti uccido metaforicamente, cioè come l'uccisione del padre, metaforica, giusto? Sì, certo, essendo Reaction Man un personaggio di fantasia. Cioè, giusto, come... giusto, quindi uccidi il filosofo come social boom. Esatto. Per creare una nuova filosofia, giusto, mi sembra adatto. Ultima cosa, ultimo annuncio fondamentale. Sì. Stasera, ore 21:30/22, Gopnik ospite, con me. Parleremo di cose interessantissime. Per distruggere David Rubino. No. Parleremo di storia, parleremo degli indiani d'America, di politica. Una live imperdibile. Secondo annuncio fondamentale, dovete votarci ai Macchia Nera Awards. Qualche cazzo di moderatore. Link il form da compilare. Al numero 13 bisogna scrivere Cerbero Podcast o addirittura linkare, se ce la fate, a fare un copia incolla. So che è difficile. Cosa il fondamentale, minimo 8 preferenze, non 4 volte lo stesso nome. Quindi potete votare, che ne so, miglior personaggio, Dudubi, miglior rivelazione, Marra, Flame, quello che cazzo volete, miglior podcast del Cerbero. Io poi... quando ho votato ho messo miglior rivelazione Mr. Marra. Davvero? Però il miglior personaggio mi sono messo davvero l'ho votato? Certo. Grazie. Prego. Non aspettavo. Ecco, che cosa sta facendo Gabriele? Gabriele, bravo, spammalo ancora di più in chat il link. Ragazzi, apritelo adesso. Quello sopra. Che cos'è 2870? Non lo so, è impazzito. Fate così, clic destro, aprite un'altra casella e dopo votate. Mi raccomando, ragazzi, è importante perché abbiamo serie possibilità di vincere. Io poi ho votato miglior meme, come fosse il giocatore di Cianza. Certo. Importante, tra parentesi, scrivete Cerbero Podcast. Perché sennò capace che premiano Joker, io poi mi incazzo come la iena. E poi ho messo miglior battuta, ho scritto che cazzo dice sta balena Simone Santoro. Tanti mi hanno mandato lo screen che hanno fatto tipo puttana means good lady pure. Okay, andiamo... Sempre cose contro le donne, bellissimo. Sì, strano. top maschilista, vediamo. Top misogeno. Misogeno. Vediamo sta cosa. Ma non c'era niente di peso, questo video è fake. Guarda, non c'era nulla. C'ho 11 anni, meno male che non ci sia peso. No, guarda. Io ce dovevo mettere 500 kg come minimo. Meno male, guarda. E 2, 3, fortissimo.
bellissima, 4 un po' più lenta, 5, bravissima Elena. Vabbè, già staremo per personal trainer meglio De Marra. Questo è poco ma sicuro. 6, 7 e 8. Ragazzi, lasciate. Che era? Ma che è? Ha fatto un escurso di movimento così. Cioè qua, da qui qua, in realtà devi salire fino a su e scendere giù. Ma a prescindere che ci sia una ragazzina, dico, eh. Cioè c'è un escurso di movimento così. 7 e 8. Ragazzi. Ma lei lì stava pensando ai flashback del Vietnam, sì. Cioè lei non è in questo mondo, in questo frame, eh. La live ieri, ragazzi, è stata legata perché per sbaglio o dubbio ho fatto vedere informazioni sensibili private. Esatto. State sempre attenti quando streamate, raga. 7 e 8. Ragazzi, lasciate un bel mi piace, no, e iscrivetevi, no, al canale. Tanto lo scaricate il video, è stato Quick Time Player. Non è nemmeno su YouTube, così non lagga il portatilino. Ok, niente. Se volete che porto un'altra persona. Ma neanche, cioè, ma proprio le basi. Ma va, se porto, volete che porto, va, porto. Va al porto. Va al porto. Porto una persona al porto. Cioè, iscriviti al canale se volete che porto un'altra persona in palestra. Posso venire in palestra con te, Giastre? Mi inviti? Giastre. Portami al porto. Allenarsi in palestra. Lui è così forzuto che spacca la videocamera ogni volta che fa sta cosa, rompe in mille pezzi la videocamera e ne compra una nuova. Per quanto ah, è forte. Intendeva di Porto, Davide di Porto. Ah, Davide giusto, di Porto, giusto, no, certo, giusto. In palestra. Ciao a tutti ragazzi, prima che inizi questo video, come sai... Qua però ha detto bene, prima che inizi... No, ha detto prima che inizia, già un passo avanti. Magari dopo detto cazzo ho sbagliato. Qui di iscrivervi al canale. Ma guarda che è, ma che cazzo è sto con sto bottone? Non è centrato, tutto storto. Cioè, raga, guarda, sta tutto per secondo me lui lo fa apposta. Cioè, è troppo bello. Non lo so, questo è proprio è il suo cervello, ma se è storto cringe, come troppo, sto bottone. Ma troppo studiato per essere studiato? Secondo me sì, perché tutto è cringe. Quindi secondo me è in realtà un genio del mare. Un genio, sì. Ricordatevi anche di attivare quella campanella per non perdermi nessun altro video. Dai su Elena, sei pronto per questo allenamento? E io sta cosa da campanella non la dico mai. È per questo che non sto primo in tendenza. Sì, buon altro che rompe parecchio il cazzo è Merluzzo, però mi sa che fa bene. Una campanella fondamentale. Bene, ragazzi, mettete la campanella al mio canale, anche al Cerbero Podcast. Sì. E a Mr. Marra, se volete. Ma chi cazzo di vede i miei video? Via col video! Elena! Magari è un tirannosauro. Manda sta pubblicità intanto, no? Cringe, se l'ho mandata prima. Ok, aspetta. Sei pronto, cheat? Ma non deve essere strano! Buongiorno, Elena! Lo sai perché? Perché oggi devi allenarti in palestra con me. Sarò io ad allenarti. Che culo. Dai, Elena. No, io voglio dormire. Che tra poco andremo al mare, Elena. Un po' di attività. Ma mi rompono il cazzo. Tu bullizzi perché imiti l'accento. Ma raga, fa troppo ride. È come se... Cioè, non lo so, non è... Vabbè, sti cazzi. Fa ride imitare le persone, raga. Sennò gli imitatori dovrebbero uccidersi tutti. Ole, dai, su, sveglia. Sveglia, Elena. Devi allenarti veramente. Ah, top sponsor. Pure tu, bravo. Dubbi, non sai parlare. Ma non è mai vero, ragazzi. Io parlo benissimo. Bravo, ottimo sponsor questo. Questa perché non mi va. È greve, sì. Però non è vero. Ciao a tutti ragazzi, ci troviamo nella palestra Growing in via Marmolada numero 5 ad Altamura. Vabbè, giusto, dai, tu questo video ti fa bene, è uno sponsor, bella per lui. Ma poi Altamura, ma che cazzo ce va? Cioè, Altamura è il paesino suo. Vabbè. Spero ti abbiano pagato bene, caro Just. E oggi allenerò Elena. Come potete... Ho già abbassato, cioè io sto avanti, anni luce rispetto a te, che commenti in chat, tutto in caps lock. Ma accirate! Ci troviamo nella zona cardio dove sono presenti tutti i tapis roulant. E che ne dici, Elena? Ti va di fare una corsetta per riscaldarci? Sì, dai, riscaldiamoci. Dai, insieme a me, andiamo. Allora, Elena, adesso stiamo. Allora, ricordiamo che questa bambina ha 11 anni. Corsetta sul tapis roulant, nessuno ha nulla da obiettare. Va bene, perfetto, ci siamo. Si aumenta un pochino la velocità. Questo qui di sopra, vai. Detto, gli stanno a spuntare le tettine, Elena.
Cioè, questa qua è cortesia, eh. No, diciamo che io la seguo. Ormai sono anni che vedo. Andiamo avanti, per favore. Non ti impelagare in una cosa più grossa di te. E poi devi cancellare la live, poi ci buttano giù tutto. Questa cosa, zitto! Questa volta no! Questa volta no. Ma se me no. la tagli mo è gravissimo. La bicocca che sei stata cancellata. No, se me la tagli mo no, è per dire. Ormai è tipo una bambina che seguo da anni, no? Cioè, in questo canale. Ed è bello vedere che cresce anche lei. Il tempo passa per tutti. A me mi spuntano i capelli bianchi, alle bambine spuntano le tettine. Non è una cosa che mi provoca piacere sessuale. Non mi interessa. Ma possiamo... possiamo andare avanti. Poste Italiane ha fatto il sub. Ok. Ok, la tua velocità giusta è questa. Dovrei girare a 60 fps per fare un bel rallenti. Remo, Just, ma adesso ti chiami. Ascolta due dubbi. Per i rallenti giri a 60 fps, minimo. Come potete vedere, abbiamo finito la parte dedicata. Cioè? È scordinatissimo, corre malissimo. Vabbè, cardio, e ora adesso Elena inizia l'allenamento. Ok. Che ne dici di iniziare allenando il petto? Oggi faremo un full body, cioè alleneremo tutto il corpo. Quindi per iniziare faremo qui panca piana utilizzando questo. Partiamo subito male. Perché? A 11 anni io non farei mai fare una panca piana ad una ragazzina. Perché innanzitutto si è ancora nella fase della crescita, come sottolineava poeticamente Dodubi poc'anzi. E utilizzare un sovraccarico, comunque non è poco, perché questa è un'asta, non mi sembra quella olimpionica da 18 kg, ma peserà almeno una dozzina di kg, che va a toccare dei muscoli solitamente poco sviluppati in una ragazza, ovvero pettorale, deltoide e tricipite, quindi farà insomma una fatica immensa, infatti poi la alzerà lui praticamente, quindi o è inutile, nel migliore dei casi è inutile, nel peggiore dei casi è dannoso, quindi io banalmente dico che una ragazzina di 11 anni non può utilizzare i sovraccarichi. Certo, se c'hai i pesetti da mezzo chilo, ok, ma anche lì è talmente inutile lo stimolo. E cosa bisogna fare a quell'età? Ah, ragazzina, anche ragazzino in realtà. Cosa bisogna fare a quell'età? Secondo me bisognerebbe far fare ai propri figli, o fratelli in questo caso, degli sport di gruppo o anche individuali, però che vadano a stimolare in maniera più leggera i muscoli, in maniera meno invasiva, e soprattutto sono fondamentali quegli sport anche per un discorso di aggregazione, di socializzazione, eccetera. Questo è anche un consiglio, diciamo, che va un po' oltre il discorso crescita, vabbè. Quindi già qui partiamo male. Vediamo come se la cava Elena. Aerobica, sì, faccio vedere l'esecuzione. Ok, vai. Allora, ascoltate attentamente. Vi dovete posizionare in questa posizione qui, stesi. L'apertura è questa delle mani, guardate qui, non troppo stretta, ma qui. E staccate il bilanciere, sempre con le scapole addotte. Arrivate qui sul petto e spingete. Arrivate sul petto e spingete. Che movimento fa? Oh, guarda, è forzuto, è forzuto. Elena, sei pronta? Vabbè, allora l'esecuzione va bene. Non ho visto i piedi. Ma se vuoi vedere i piedi di tutti, tu no, pure già saremo. Ti segui pure sui piedi già saremo. È importante, questo l'ho detto anche nel mio video che ho girato con Luis in palestra. C'è un discorso importante che si chiama catena cinetica. Che cosa vuol dire? Dove c'è un punto di espressione della forza, in questo caso parte no, tricipite, sì, deltoide del pettorale, deve scaricare sempre a terra. Quindi parto da qui. Espressione della forza, scarico a terra, quindi con i piedi appoggiati. Sì. Se vedete qualcuno che lo fa con i piedi in alto, è un coglione, non si fa. Però vabbè, l'esecuzione è andata bene. Poi lui ha detto non si mettono troppo stretti, sono d'accordo, nel senso, se poi stringete troppo fate un altro esercizio che è la panca stretta, che coinvolge principalmente i tricipiti. Esecuzione migliore del marro, sì, probabilmente sì. No, vabbè, no, l'esecuzione andava bene, senza ti aiuto io. 3, 2, concentrato. Come sta braccio? Allora, ovviamente la sta facendo lui. E due. Perché lei, se gli lasciasse le mani, lei sarebbe totalmente scordinata, perché presumo non abbia mai fatto palestra.
anche tu dubbi, se domani io me lo porto in palestra e vi faccio fare questo esercizio con lo stesso peso, scendi scordinato perché il tuo sistema nervoso centrale non ha mai avuto a che fare con questo movimento. Poi fai qualche ripetizione, capisci, e ti metti in posizione e il tuo cervello manda impulsi ai muscoli che automaticamente si bilanciano. Diventerò un maciste, ragazzi, appena andrò in palestra. Chi lo sa, magari c'è la genetica che risponde bene all'allenamento e perché no? Un maciste. 7 e 8. Vabbè, totalmente lui perché ha fatto la gara. Cioè, è pure rischioso, inutilmente rischioso. E, cioè, non ha fatto nulla, ha fatto lui un rematore con poco peso. Andiamo avanti con un altro esercizio del petto. Ma quanti esercizi va a fare di petto? Full body, questa c'è, cioè, vabbè. Facciamo le spinte a 30 gradi, che serve per la maggior parte ad allenare il petto alto, la zona alta. Allora, ti faccio vedere l'esecuzione, così parti da qua e spingi. Arrivi fino giù e vai. Sì, vabbè, da troppo fino scattino giù, quando sale. Elena, dai, sei pronta, anche più 8 colpi, vai. Arriva qui, vai, verso sotto. Uno, verso qui, noi indietro, vai. Continua. Dai, che qui ce la fai da sola. Due, più larga, sali più larga. Questo giù. Che sta a fa? Sta tipo abbassando. È fatto malissimo, perché teoricamente tu dovresti rimanere su quest'asse, invece lei, giustamente perché non è abituata, come ho detto prima, a sto movimento, compensa andando sotto, no? Quindi non ha senso. È praticamente lo stesso esercizio che abbiamo visto prima, però con un'inclinazione maggiore che lavora un po' di più il deltoide e il pettorale alto. Tra l'altro, se vuoi fare un full body, perché metti due esercizi di spinta per il petto, vabbè, magari metti un'apertura, ma va bene. Mo Elena, mentre fai esercizio, si sforza troppo e fa uno scoreggione. E lui che già staremo fa, ha cagato veramente. Questo contributo, andiamo avanti. È l'unico contributo che posso dare a questa live. L'ennesimo esercizio inutile. Vai. Poi purtroppo devo dire banalità, ma a quanto pare, cazzo, vale apre. Poi in realtà se lo chiusi è pure peggio, perché si vedono più gli errori. Che è questo muscolo qui. Facciamo il, utilizziamo sempre il bilanciere, facciamo il curl. Praticamente guarda, questa è l'impugnatura, non troppo larga e né troppo stretta. Vedo via una cosa, tu intanto sei per avanti. Lo sto mutando! Prendila da qui. Uso un altro tipo di bilanciere, quelli che avevamo utilizzato lì, però siccome sono troppo pesanti, iniziamo con questo. Guarda, gomiti fermi, sali e scendi tutto. Sali e scendi. Saliamo, gomiti fermi, saliamo e scendiamo. Saliamo. Dai, sempre 8, dai Elena. 2, bravissima. 3, 4. Vabbè, questo è un peso talmente basso che non credo gli dia particolare fastidio. Anche qui però è inutile. Cioè, il discorso è molto semplice, ragazzi. L'allenamento con il sovraccarico si chiama così per un motivo. Se in realtà non sono sovraccarichi, a che cazzo serve? A nulla. A parte il fatto che tiene i gomiti totalmente molli, tipo stracchino. Invece devi stringere bene la presa, anche perché questo Depe gli ha messo una presa molto larga. E non avendo sicuramente il grip, perché non è allenata, non riesce a sostenerlo. Devo riuscire a attaccare. Mara potrà anche avere un buon fisico, ma rimane un goblin della peggiore categoria. Vedo molti che cercano di compensare la loro goblinaggine con l'allenamento. Grazie. Ma no, ma riferita a Giastremo. Riferita a Giastremo, credo. O riferita a me. Vabbè, se riferita a me, pazienza, non me ne frega nulla. Dai, andiamo avanti. Non so, se è riferita a Giastremo non mi interessa perché non lo conosco, se è riferita a me mi interessa ancora meno. Greve, regà. 5, 6, 7 e 8. Come ultimo esercizio dei bicipiti, che parte muscolare abbiamo detto, questa qui. Facciamo il lammer, car lammer, Elena, però seduto a 60 gradi. Piedi sempre fermi a terra. Pisi così, guarda come sto adesso. Schiena appoggiata allo schienale, guarda, senza muovere i gomiti come prima, saliamo. 1, 2, capito? Vedi? 3, vai Elena,
E uno, non salire fino dietro la dietro, vai fino qui. Due, stendi tutto, tutto. Quattro. Vabbè, stesso discorso di prima, cioè non sa fare l'esercizio, quindi fa delle compensazioni errate. E sfasciola così con le mani, con i polsi. Ma cioè, non ha senso, ripeto. O le metti un peso talmente basso che c'ha zero impatto, oppure un sovraccarico degno di essere chiamato tale, non va bene perché le fa male. Greve, sì. 5, sempre, ok, 6, verso qui, 7, non andare larga, 8, fagli un'altra, sì, devi arrivare, guarda. Non avendo controllo può rischiare anche qualche fastidio ai polsi, perché alla fine scarica tutto lì chiaramente, cioè non avendo il controllo muscolare, giustamente, scaricherà tutto sui polsi, sia questo, sia l'esercizio precedente, sia la panca. Greve, sì. Vai. No. Se quei pesi così bassi sono inutili, allora a che servono? Per imparare il movimento che lei non sta imparando, perché è già stremo, non sa insegnare. Se devo riuscire a mettere quella, guarda, ma che stai a fare? Vabbè, vabbè, e vai. Bravissima. Allora, allenati i bicipiti, adesso alleniamo i tricipiti, per questo muscolo qui. Allora, utilizzeremo questo, dopo te la passerò, però guarda. Allora, mettiamo il carico sempre basso. Questo è un po' più difficile, guarda attentamente. Ti metti qui, gomiti qui, guarda i gomiti. Anche qui non devi muoverli e scendi giù. Uno, non devi toccare qui, devi arrivare di qui. Due, senza muovere i gomiti. Tre, uno, due. Allora, questo ho eseguito abbastanza bene. Quattro. Da parte di Giastremo, se non fosse che stavo troppo buttato in avanti. Simone presissimo come sempre, vabbè, sta provvedendo. Ho messo il ventilatore puntato al computer, come mi consigliò Gabriele, per far laggare di meno, ragazzi. Ottimo, ottimo. Marro, a 14 anni mi consigli di fare palestra? No. Io consiglio, ragazzi, di approcciarvi alla palestra intorno ai 17 anni, cioè minimo, perché ci sono tanti... innanzitutto... ci sono tanti altri sport belli che potete fare, avete tanto tempo libero, cioè avete i vostri genitori che pagano, che vi accompagnano. Dopo, quando subentra il lavoro, non potete più sottostare a degli orari prestabiliti, come appunto in molti sport, che molti sport richiedono, quindi magari dopo pensate di fare un lavoro, potete pensare di fare un lavoro in palestra, con i sovraccarichi, dopo che magari avete già creato una struttura muscolare, di sistema nervoso centrale, di elasticità, di tanti fattori. Ripeto, c'è anche l'ambito sociale che è importantissimo, secondo me, l'ambito aggregazione. Quindi io lo sconsiglio a tutti. Io ho iniziato, 16 anni, facevo ancora ginnastica artistica, 17, fino a 17 anni, credo. Addirittura 18, perché 17 anni ancora continuo. A 17 anni ho aggiunto il potenziamento a ginnastica artistica, che non è la roba col tutù, ma è anelli e cazzi vari. Io staremo e mandato in tendenza dai poteri forti. Dai poteri forti? Grevezzi! La magliettina fresh dove l'hai presa? Grazie, non mi ricordo. Forse Zara, ce n'è. Grazie, grazie, spreca a voi. E 8, 7, per allargare così, vai. E 8. Ora che mi dici di allenare il dorso? Il dorso è tutta questa parte qui. Allora, iniziamo con la larga. Tutta questa parte qui indica il trapezio. Presa larga da qui, non stretta, se no facciamo inverso così. Presa da qui. Ci sediamo, piedi incastrati qui così, guarda. Schiena così, sempre mantenendo la curva. E tira verso giù, fino a qui. Allora. No, aspetta. Pendiero. Che è successo? Ha sbagliato. Stop. No. Errore gravissimo. Allora è andato già oltre. No, era per vedere che. Non so se. Vabbè. Allora, innanzitutto non ha senso andare qui. Qui. Perché tanto la contrazione del gran dorsale parte da qua, finisce più o meno e dopo c'è lo stallo, okay? Parto da qui, porto giù, già qui è finita. Se vai sotto perdi la tensione e soprattutto ha ruotato i polsi, cioè ha fatto questo che è sbagliatissimo. Si fa da qui e lo porto qui, non sotto, giro, capito? Ok,
Ma veramente state a fare le pulci a questo Goblin su Giastremo di come fa palestra? Qualcosa di meno interessante non c'è. Allora, se tu ti sei perso ciò che ho detto all'inizio, mi dispiace. Lo ripeto per chi è entrato dopo. Vai. Non abbiamo mai commentato un video di Giastremo, io in particolare, perché non me ne frega nulla. Ma già che ci stiamo, sto facendo informazione relativa ad una cosa importante come la salute, come un ambito come questo, che è sensibile. Sia per quanto riguarda il discorso bambina di 11 anni in palestra, già che ci sono, commento anche le esecuzioni di esercizi. Ci siamo, facciamo anche un commento tecnico. Servirà a qualcosa la mia preparazione o no? Poi se non ve ne frega un cazzo, uscite. Oggi dobbiamo fare una live rapida, devo tornare al lavoro. Stasera c'è un'altra live, se non ve ne frega un cazzo è legittimo, ci può stare, eh. Però, che modi da fare, l'ho detto io. Vai. Greve, regà. Ancora è la live con Gopnik, 21:30, 22. Vediamo. Ok. Ma vai, Elena. Pronto a te. Bravissima, uno, dai, sempre stendi tutto. Brava. Sì, vai giù, 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 due, vai, più veloce se riesci, 3, fortissima, 4, un po' più lento. Allora, vabbè, sale velocissima e ovviamente non ha senso perché perdi tutta la tensione muscolare del gran dorsale che lavora soprattutto, cioè soprattutto lavora tanto anche in fase negativa, quindi lei fa tipo, boom, che non si deve fare, ma vabbè, discorso già ripetuto, è un peso o ininfluente o dannoso. Secondo sì, me sta scarica tutto a livello dei polsi. Cioè ogni volta vedo sti pori polsi e... Lo stavo per dire anch'io. 6 7 e 8. Brava. Che un cane. E 8. Vabbè, è la mascotte del canale, Elena, sì, Giastrem la star, lei è la mascotte. Mamma mia quanto sei forte, Elena. 7 e 8. L'hai fatto perfetto, Elena. Elena, ti ricordi le spinte? Tutto fuori fuoco. Vabbè. 30 gradi? Sì. Lì abbiamo lavorato la parte superiore del petto, la parte alta. Adesso abbiamo impostato la panca a 75 gradi e lavoreremo le spalle, queste qui. Allora, ti faccio vedere, è lo stesso tipo di spinta. Allora, guarda, i manovri vanno qui, si parte da qui, non da qui, oppure da qui, sempre giù da qui, largo, e sale. Scendi così e sali. Scendi e sali. Va bene questa? Questa va bene. Questa fa. Ho mangiato, ho avanzato, ho mangiato uno stracchinino. Come le braccia di Elenina. Sì, esatto. Stracchinino. Facciamo una certosa. Sponsor Galvani. Grazie. Tipo Truman Show. Sto mangiando una buonissima certosa. Questa messa a fuoco, caro Gabriele, te la fa la webcam integrata del portatilino? Non credo proprio. Quale sport consigli per mettere un po' di forza muscolare ed aumentare di altezza? Ragazzi, nessuno sport aumenterà la vostra altezza. Altezza, vedo pure, è come la dimensione del pene, raga. Al massimo può aumentare la flessibilità. Andiamo avanti. Cioè? Cioè uno diventa più alto effettivamente. Beh, allora se sei ritratto, se hai muscoli sempre contratti, sei più basso. Infatti se tu vai dall'osteopata e ti scrocchia tutto, ti apre tutto, sei più alto poi quando scendi. Poi ovviamente per meccanismi normali si riassestano. Greve sta cosa, sui. Io quando ci sono andato, mi sono rialzato, c'avevo 2 cm di più. Poi vabbè, tipo il giro di un giorno torni come prima. Ok, andiamo avanti. Vabbè, hanno demonetizzato questo. Il nuoto lo stimola a non stimola ad aumentare. Ho 16 anni e vado in palestra da un mese, faccio male. L'ho detto già prima, ragazzi. Cioè, secondo me non... preferirei di no. Però dipende, cioè, non è che tutti si sviluppano alla stessa età. In realtà, io ho detto 17 perché è una stima così. Quale sport per allungare il pene? Se lo sapessi. Live da noi. Ma ero 8 anni, mi consigli di andare in palestra? Sì, ovviamente qua sbaglio. Dai, ci alleniamo queste. Mette i polsi così. Così. Palle. E due, bravissima. Vai, scendi giù qui. Vai. Riesci a scendere più giù?
No, troppo giù. Non è tipo da denuncia far pesi a una canzone così piccola. Vabbè, non so, sovraccarichi tali, però sicuramente almeno un mio video, almeno una nostra live, concediamola. Cioè, più che altro, magari arriverà nel feed del loro pubblico, magari qualcuno vedrà sto video e eviterà di far allenare la propria sorellina o se stesso. Mara, ma secondo te già sta un bel fisico? Boh, non, così non riesco a valutare. Però vabbè, non sta nessuno. Quanto siamo arrivati? 4. Vai, 5, bravissima Elena. 6. Guardate quei poveri polsi. 7. E 8. 4. 5. Dai Elena. 6. No, intanto tieni i piedi così che è sbagliatissimo. Per il discorso che ho detto prima. E lei ovviamente compensa con tutti i compensi possibili. Quindi fa male, però vabbè. Greve. 2, 7. Cosa viene dopo 7? E oltre alla linea della spalla, io non sono molto d'accordo. Nemmeno io. Per concludere, facciamo solo due esercizi per le gambe. Uno per quanto riguarda il quadricipite, che è questa parte qui. Tra l'altro, la nautica è successivamente... la Madonna. Lavoreremo il femorale. Finali da paura. E che questa parte di dietro. Papà, qua proverai anche tu. Okay. Visto che sei anche molto forte. Mani qui, schiena appoggiata allo schienale. E saliamo con le punte rivolte verso l'alto. Giusto, cioè, bravo! Hai detto una cosa intelligente, bravo. Perché? Perché le punte devono stare tipo. Tipo Aladino, no? Infatti tipo scarpa di Aladino. Sì. No, è perché in quel caso c'è il discorso che dicevo prima dell'espressione della forza. Cioè, rimangono comunque fuori, ma riesci a portare poi la forza un pochino se... Cioè, coinvolgi più il quadricipite. La forza! La forza! Invece se tieni i piedi morbidosi, non riesci a esprimere. Infatti. Così, guarda, scendi piano piano e sali con punte rivolte verso l'alto, vedi? E me ne fai pensi sempre Umberto 8. Miletto? Non è malaccio. Tu quando inizi palestra? A settembre, ragazzi! Fare il video screen. Vai. Punte dei piedi rivolte verso l'alto, vai anche più rapido. Non lo devi fare perfetto, perché la prima volta che lo fai. Basta. Ma magari porta gli app più indietro sta macchina. Metti più avanti il sedile e abbassa sto coso. Che è? Sta tipo così. Sta dal parrucchiere. Ma gliela vuoi settare? Gli avrà lasciato il settaggio che c'aveva lui, che è alto 20 cm di più. Di pensare. Riesci a salire un po' di più. 4, perfetto. Non sbatte il peso. 5, controlla alla fine. Brava. 6. Perde tensione non perché non sa controllare, ma non è colpa. 7, vai, vai. E 8. Bravissimo. 1, vai. 2. Cazzo. Il padre che ha la maglietta del figlio. Mamma, il padre. Vediamo un po'. Anche tu 8 colpi. 3. Ma dove ce l'ha la 4, cosa? Sulle ginocchia? 5, con i piedi morbidi così, con gli scarpini 6, da calcetto. Sulle 7, ginocchia c'ha sto coso, qua che gli sali sopra. 8. Guarda, dai, gli sali così. Prima degli addominali, lavoriamo più gambe. Come qui, si chiama quella parte? Chino, qui così abbasso questo. Mani le tengo qui. Allora qua si può fare in meno sia così, con punte rivolte verso il basso. Però tu lo puoi fare anche così. Mani verso qui. Qui, schiena appoggiata allo schienale, punte dei piedi qui rivolte verso il basso, lì verso l'alto, qui verso il basso. Verso il basso, guarda, e verso il giù. No, ma che è sta bugno? Ma che sta di? Cioè lui ha fatto l'associazione della leg extension, punte verso l'alto che era giusto, cioè azzeccato, quindi questa è verso il basso perché è la parte femorale. No, così scarichi tutto dietro, sempre verso l'alto. Che cazzo c'entra? È uguale. Tu devi, facciamo vedere, metti la camera. E c'è la camera? Così non mi si vede, devono vedere la camera. Mettila là. Mettila più di qua, scusa. Allora, quando alzi, non mi si vedrà mai. Così e tieni i piedi in alto. Ok? Così. Leg extension artificiosa. Sali così. Ok? Tieni i piedi con le punte verso l'alto. Non è che se la fai al contrario li devi tenere così. Li devi tenere sempre così, perché è uguale, da qui parte la forza e tiri giù. Top deve. Greve, regà. Ma arrabbiati da fata. Forse non conosce il leg seduto, ecco lo sta facendo. Vabbè.
Mera, ma se Elena adesso sta facendo esercizi male, gli farà male per tutta la vita? Beh, se continuasse, sì. Cioè, se tutti i giorni si allenasse così, sì. Ripeto, micro traumi, magari polsi, punti sensibili, non di più, perché per fortuna il peso è poco. Vabbè, l'avrà fatto solo per sto video. Sì, ma infatti questo è il mio auspicio. Sali di più, fino a qui. Ma... vai, fino a qui. 4. Ma non appoggia. Vai, 5. C'è tutto sto spazio vuoto. Vai. Che è? 6. A parte, ripeto, c'è un'escursione di movimento zero. Non sta allenando nulla. E poi, ripeto, non gli mette bene la macchina, è tutta lontana. Ma nemmeno quello sa fare, non sa regolare un macchinario, porca puttana. Ma ti sollevi, continua a guardare quel punto, così non muovi il collo. E allenerà la mano. Devi spingere solamente sulla tua. Vai, 3, 2, 1, vada. Brava, 1. Brava, sta a tirare col collo. Guarda, domani c'è un bel torcicollo. Bella, poi ributta a terra. Il gestremo fa bene, ma se ne fotte della sorella 6, che sta a fare un casino. 7. Almeno addominali, crunch avanti, che insegnano a educazione fisica, ginnastica in prima elementare, però. A ogni fine allenamento. Queste le può fare una ragazzina, ma fatti bene. Anche lo stretching. Quindi strecciamo prima Elena. Ah, qua vediamo un po' lo siccome stretching. Siccome ci siamo già seduti. Gambe unite. Se non arrivi Elena, arrivi fino qua. Capito? Vai. Vai, tira, tira. Vai, non ha mai fatto un cazzo. Bravissima, vai, però devi. Bravissima. Vai, 3, 2, 1. Tira, senti tirare. Ma che cos'è? Cos'è? Cioè, così. E ballerine? E ballerine, Barbie ballerine, così. Così, sto strecciando, ragazzi. Aspetta, streccio ancora di più. Cazzo fa? Guarda che scordinatezza. Grazie. Questo allenamento si può dire finito, abbiamo allenato tutto il corpo, diciamo, e che dire, noi ci vediamo in un prossimo video, forse papà ti allenerai tu la prossima volta con me, okay. Tieniti pronto e in allenamento. Elena, saluti i nostri iscritti. Ciao. È stato faticoso? Però almeno ce l'hai fatta. Beh ragazzi, al prossimo video, ciao. Mille post. 41.000 su Insta sono pochi rispetto agli iscritti che c'è su YouTube, certo. 1 milione, porco due. Vabbè, questa live mi ha annichilito, perché non è il mio campo. Hai imparato tante cose. Sì, ho imparato che ha messo le tettine. Io lo inviterei già Estremo Cerbero, ma a me in realtà sta anche simpatico. Ma io infatti, ripeto, non l'ho mai criticato, perché non me ne frega nulla dei suoi video del cazzo. A parte quando so cose scandalose, tipo 100 kg di lacca su mia sorella, cioè là... c'è solo da dire sei un cretino, sei uno stronzo, però gli altri video, ma che gli devo dire? Lui come tanti altri. E ripeto, non sto manco a fare la solita lagna. Oh, perché sto prima in tendenza? Ma perché ci saranno ragazzini che lo vedono e basta, ma chi se ne fotte? Inserzionisti pagheranno tanto e quindi finirà in tendenza, ma chi se ne fotte? Basta non vederlo. Però ecco, quando tocca delle cose del genere che intaccano la salute, bisogna dirlo. Spero che questo video ricaricato su YouTube almeno finisca nei suoi feed, magari qualche ragazzino non si devia guardando il suo idolo già estremo. Allora ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo stasera col Goprick, ciao! Ciao ragazzi, io dopo parto. Attivate la campanella, iscrivetevi. Sì, io dopo parto, quindi mi vedrete di meno, ma farò comunque live in vacanza. Dubbi, top lavoratore, esatto. Bella regà, a stasera. Fermi! Tra poco esce un mio video importantissimo sul primo canale. E votateci a macchia nera. Esatto, che si chiama Twitch è pericoloso. Sì. E votateci a macchia nera, il link lo stanno spammando in descrizione. Durante la sigla verrà spammato. Votateci. 8 voti minimo, 4 preferenze identiche. Non più di 4. Non più di 4 preferenze identiche. Ciao. Grevezzi.
trasmissione da vedere. Il punto di morte. Sono a casa in catene. Gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte.